Il 2022 è stato un anno difficile per l'agricoltura pugliese, forte impennata dei costi e prezzi al consumo che hanno registrato un rialzo esponenziale. Vediamo. Secondo le stime preliminari dell'Istat, nel mese di dicembre l'inflazione ha rallentato la sua corsa, ma il 2022 sarà ricordato come l'anno in cui i prezzi al consumo hanno segnato l'aumento più ampio dal 1985. Uno scenario, quello delineatosi a causa della crisi energetica e dell'aumento dei costi, che ha delle ricadute importanti sul mondo produttivo e sul carrello della spesa. È un problema che oggi sta attanagliando tutta l'Italia e effettivamente si soffre estremamente questo grande disagio dell'inflazione. È evidente che anche se è avuto un arresto, però è anche ancora molto alta, per cui quindi sicuramente sui beni alimentari avremo un arresto dal punto di vista degli acquisti. Questo mette a repentaglio già un sistema fragile, qual è il nostro sistema agricolo, che naturalmente paga lo scotto di alti costi di produzione e al fatto poi avere al dettaglio alti costi di vendita, ma bassi costi, bassi prezzi all'acquisto da parte del mondo agricolo. Se da un lato, secondo le stime di Coldiretti Puglia, la stangata a tavola costerà oltre 680 euro in più nel 2023 alle famiglie pugliesi, dall'altro continua la crisi nei campi. Il caso del carciofo è un fatto emblematico, siamo arrivati a 10 centesimi per marca a bolino, significa un prezzo veramente irrisorio che non giustifica neanche la raccolta, ecco per cui quindi un prodotto altamente pregiato, altamente qualificato, che di solito però troviamo sul bancone della grande distribuzione, fondamentalmente al dettaglio, a prezzi nettamente superiori che a volte diventano anche proibitivi per un acquisto di una famiglia media. Considerate che insomma in Puglia abbiamo oltre 800.000 persone che ormai vivono sul soglio della povertà e siamo il 27% in più rispetto alla media nazionale. Carciofi, ma non solo, anche il prezzo del grano ha subito uno stop. Anche sul grano, nonostante tutto quello che abbiamo avuto lo scorso anno, una riduzione del 30% della produzione, abbiamo un abbassamento sempre più vertiginoso dei prezzi, sia sulla borsa merci di Foggia che di Bari, non giustificata, che dall'altra parte quindi determinerà sicuramente una battuta di arresto nella semina che i nostri produttori faranno. Considera che noi abbiamo perso oltre 500.000 di ettari ormai a grano in questo ultimo periodo, per il semplice fatto che non è più conveniente in alcune areali mettere questo prezioso prodotto che è il grano, che è la nostra eccellenza. Un anno che sembra iniziare non sotto i migliori auspici per il comparto agricolo. Che cosa vi aspettate per far fronte a questa situazione? Ma sicuramente un intervento più stringente sui costi energetici, che ancora non danno segnali di abbassarsi, ma non solo, su quelli che sono i costi delle materie prime. Noi abbiamo avuto il triplicare dei costi dei concimi, dei mangimi, tutto ciò che riguarda i servizi all'agricoltura, alla logistica. Ci aspettiamo naturalmente interventi sempre più strutturali legati agli accordi di filiera, a percorsi virtuosi che vadano a tutelare l'intera filiera e a mettere a tutela le parti più fragili, che sono sempre i consumatori e i produttori a monte. Un accordo di filiera potrebbe creare naturalmente una ridistribuzione del reddito con miglioramenti naturalmente anche dal punto di vista dell'approvvigionamento, della qualità e soprattutto di un'economia circolare che non fa male a un sistema come la Puglia, così importante dal punto di vista agricolo.